Ciao a tutti. Oggi mi trovo a San Giorgio Canavese, in provincia di Torino, e questa è la storica industria automobilistica Pininfarina. Questo è un capannone esterno. Adesso vediamo giù cosa c'è da vedere. Andiamo. Guardate, c'è pure il coniglietto. Guardate che bello. Guardate, guardate che bello. Sembra finto, ma è vero, eh. Prima l'ho visto, prima di riprendere, di riprenderlo con la telecamera, sì, videocamera. Ho visto che si muoveva. Bello. È lì all'ombra a prendersi. Ma non scappa neanche. Sarà fuggito da qualche allevamento. Andiamo. È lì, fermo, fermo. Non scappa neanche. Minchia, ma quanto è grande! Vediamo un po' cosa c'è dentro allo storico stabilimento Pininfarina. Porca vacca, è immenso. Porca vacca. Sinceramente io, in tutte le mie esplorazioni urbane, non ho mai visto un capannone abbandonato così grande come questo di San Giorgio Canavese. Pininfarina. Qua ci sono tutti i vari reparti. Questo cos'è? Doveva essere il magazzino. Qua ci sono ancora tutti gli scaffali. Ancora dei pezzi di robot, roba buona, ancora Porca vacca, quanto è grande. Altro che un solo soletto. Vedo che non c'è nessuno. Ed eccoci qua. No, forse qualcuno c'è. Ho sentito una voce. Ho sentito dei rumori. Sì, c'è qualcuno. Sì.
battito dei rumori. Sì, non sono solo. Sti qua, sono tutti i magazzini. È tipo dove lavoro io, cioè ogni ripiano c'erano tutti i pezzi. Dopo penso che entravano qua di sicuro con un muletto trasversale, tiravano giù i bancali. E ci sono ancora i bancali. Tiravano giù, tiravano su, c'erano tutti i magazzinieri. A seconda dei pezzi che ci volevano. Assomiglia al magazzino dove lavoro io. Uguale. Anch'io lavoro sempre nell'ambito metalmeccanico. E qua andavano avanti e indietro. E qua, là c'erano tutte le linee di montaggio. Qua uscivano dal magazzino, portavano i pezzi là nelle linee di montaggio. Qua c'erano uffici, là si torna al capannone dove eravamo prima. Vediamo un po', vediamo un po' quello che è rimasto. Delle linee di montaggio. Ecco qua, adesso si vede bene. Prima si vedeva un po' sfocato, scusatemi, ma... Ogni tanto con la telecamera qua si vedono ancora tutti i robot. Sì, qualcosa è rimasto. E qua immaginate le macchine, un po' come fanno vedere in TV. Piano piano che vanno avanti e ci sono gli operai, destra e sinistra. Mano a mano che la macchina avanza, l'operaio, gli operai, ognuno mette il suo proprio pezzo. Una linea di montaggio.
bene, la prima parte dell'esplorazione finisce qua.